Aspetta. Chi è? Mi manda l'agenzia per il provino. Ottavo piano. Grazie. Ascensore guasto, come tua sorella. Blim blam, c'è sta uno per firma, sta lì. Vabbè, ma Inese, non mi sovviene, crostaceo di 7 lettere orizzontali. Ragosta. Ragosta. Brava, grazie, ammazza. Che so, pettina di giraffe. Brava. Uno per il film. Sono rimasto come tua cognata. Ascensore guasto, e come tutta la famiglia tua, amministratore infame, condivido. Allora funziona. Tacci sua. Gli ha fatta. Un altro minuto e chiamavo chi ha visto. No, che fuori nevica. L'ascensore si è tutti e tre rotti e ho sbagliato due volte le scale. Che è colpa mia? No, però, un po' di comprensione. Ma c'è sta proprio regista? No, ce l'aiuto, è lui che fa il casting. Mettete lì. Sei tu il nuovo Mastroianni? Magari, Marco Maffei. Valtere. Lei è il casting. Valtere, ha portato le foto? Sì, foto e curriculum. Saranno mica fotocopie? Fotocopie laser. Ma benedetto figliuolo, le fotocopie laser si rovinano subito, non durano. Sono mosce, venite piatti, poi i registi non gli piace, non mi dispiace. Però c'ho pure originale. E fatte scerfiato prima, no? Dai, sì. Faccio strada, vai. Vai, faccio strada, vai, vai dritto, vai. Allora... vediamo un po'. C'è la faccia, c'è la faccia. Guarda che roba. Lei dice che il regista gli piaceranno. Il regista quando ne vede si masturba. Che fa? Si fa una pipa. Che senso? Va al manicomio. Questo quando ne vede, capirei. Guarda qui. Guarda qua. Pari sordi nel sorpasso. Gasman. Gasman, non sordi. Ma perché non era un bel film? No, era un capolavoro. E te credo. Monicelli quando mette le mani a un film, gli fa i capolavori. Risi. De che? Sorpassa di Dino Risi. Ma perché Monicelli non è bravo? No, Monicelli è bravissimo. Lo però... voleva fare, lo faceva pure meglio. Ha voglia, però. Era il cinema italiano, Italian cinema. Capito? Non è... E allora giravano nomi come Fellini, Monicelli, Risi, Comencini, Scola. Sergio Leone. Sergio Leone. Mo chi c'è? E chi c'è? Avanti, chi c'è? Virzì, Muccini. Ma ne volevamo parlare? No. Ma che siamo matti? E direi, quello che fa sotto le stelle, sotto arbusto. Persichetti. Persichetti. Ci ho lavorato. Ah sì, beh, pezzi di merda. No, vabbè, io facevo la comparsa. Come la comparsa? Là che ci ha lavorato? Stavi sul set a rompere i coglioni? No, vabbè, mica rompi i coglioni. Insomma, ho fatto esperienza. Ma perché ti piace fare la comparsa? Ma no, senti, stava a parlare a fa allora. No, 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 abbiamo c'entra, perché io, insomma, non...
Ah, ho capito, non te vuoi sbilanciare, ho capito. Ma a me basta che mi fai sì o no con la capoccia. Persichetti, è un pezzo di merda o no? Persichetti? È una vera merda. Oh, facciamoci uscire il fiato, no? E non è il solo nel cinema italiano. E Cipri? Ecco. Ne volevamo parlare? No, no. Cipri, Virzì Cipri, TH Torrini, Torre, Scimechi, Maresco, Bertolaso. Ma perché è il regista che ma ne volevamo parlare? Ma, no, ne volevo... no. Ma non ho capito. E Moretti? No, Moretti... Moretti, guarda, lui... Ci ha lavorato? Sì, ci ho lavorato qualche volta. Ah, ma ho capito. Ma perché mi ha preso? Sono andato lì perché mi faceva pena, gli ho dato una mano, sa. Comunque io lo dico forte e chiaro, a me... Tu farai molta strada. No, 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 voglio dirlo, voglio dirlo. Per me Moretti come regista è una vera merda. Ma tu, guarda, tu farai strada... È una gran pippa. Poi non solo ti dirò, più fotografie c'hai... Così mi butta a terra, però. Più tu porti foto e più cammini, vedrai. Guarda qua, guarda che roba. Pronto? Ma mica ha suonato. Eh? Non ha suonato. Allora sei sordo, non ha sentito. Allora sei pure cieco, vibrava. Pronto? Ehi, Peppuccio! Il regista. Guarda. Sì, la Warner Bros. A me meno male, va. Senti, un'altra cosa, una notizia bellissima. Sospendi le ricerche. Ci abbiamo il prota. Sì, l'ho trovato. È certo che te puoi fidare di me, ce l'ho qui davanti. Ber Giovanotto con uno sguardo proprio forte, viscido, insomma vivace. Sì, e lui ha fatto il protagonista con Persichetti. Ma chi? Sì, 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 poi non è frocio. Ma chi? Ma perché sei frocio? No, io no. E che ci sarebbe qualcosa di male? No, no, niente. Detto che non è frocio. Però Persichetti sì. Ha detto che Persichetti è frocio. Sì, sul set lo chiamano Pizzichetti. Sul set lo chiamano Pizzichetti. È forte, spiritoso. Accenderai una nuova? E dai, basta che è corta. No, dimmi, dai, dai. Ho capito. Ah, il marito. No. E poi io lo metto. Ma che matto che sei. È forte, gagliarda. Poi magari vengo. Diciamo il Puccio, vediamo fra poco. Ha ricordato la barzelletta. E com'era, com'era? Ma stronzata, mica fa ridere. Io ridevo così per compiacenza. Certo. Ma non vedi che faccia che c'hai? Ma che faccia c'hai? Che faccia c'ho? Vedi? Arsete piano piano con me quando te lo dico io, aspetta, Vieni. Rincula. Ma che ridi? Mo' perché ho detto cula. Quando sentite culo, dai a ride. E andiamo? Vieni piano, 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 fermo. Ma non vedi che primo piano? Mettete il profilo? No, meglio di no. L'altro profilo è pure peggio. De nuca? Oh sì, così che vai bene. Benissimo. Inese, due Coca-Cola e due panini. No, no, io la Coca-Cola. Due panini e due coche, non da retta. Mettiamoci qua e ci rinfoncilliamo. Tiriamo fuori tutte le foto. Via. Ecco fatto. Tutte. Ma tutte, tutte? Beh. Sono 36. Beh. E mi costano 5 euro l'una. Beh. Beh, fa, beh, guarda. Mazza che temperamento. Guarda, attenta al temperamento, Perché può essere un'arma a doppio binario, te l'ho detto. Lo sai come dicono nel cinema americano? No, come dicono? Beef Little Black. Sarebbe? Stai manzo, morì. Ho capito, però sono 180 euro di foto. Ma che vuoi che siamo a manco un par di scherzi, dai. Forse. Ecco la pappa. Sono 6,50 euro. 6,50 euro. Dunque, 6,50 euro. Uno. C'hai 6 euro? Quanto? 6 euro. C'hai 6 euro? Fa 10. Meglio così. Tiè, ottimo. Vai, poi ci porti il resto, Io vado, chiudi tu. Ma tu l'hai capita? Ma io quando parlo non ti capisco, che hai detto? Io vado, chiudi tu! Oh, sì, chiudo io, hai fatto bene a vestirti che con sto freddo. Oh, se ti rivenisse qua voglia stanotte poi. Ma la faccio passare, dormi sereno. Sì, tanto ti sono piaciuto poco. Che la vedi così a questa pure, ma ho letto una tigre. Sì. Fortuna io sono discreto, non parlo perché... No, 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 io senza olio e senza sale. Ma perché lo volevi pure te? Ma benedetto figliuolo, ma ti potevi fare uscire il fiato prima, quando ho ordinato? Ma ormai è troppo tardi, no? Beh, che pensavo due e due... Vabbè, ok. Vabbè, allora io vado? Sì, è meglio perché non mi piace di mangiare con il boccone in bocca, vai. Ecco. Senta, per i 10 euro? Ma perché, non gli ha dati? Sì, io ho dati.
E allora di che ti preoccupi? Vai, vai, su, ci siamo detti tutto. Sì, no, veramente non mi ha detta la trama del film, di che parla? Ma benedetto figliolo. Ma perché se non ti piace non accetti? No, no, io accetto tutto. No, allora che cazzo, sta perdendo tempo, andiamo, vai. Airbook, pure che voto. Quello lo devi riempire te. Oh, c'hai 10 euro? No. Ma perché ti ho chiesto qualche cosa? Eh beh sì, 10 euro mi ha chiesto. No, ti ho chiesto sì ce l'hai, non ti ho chiesto, mica ti ho detto dammeli, vai pure. Mi chiamate voi? Noi chi? Ah sì, come no, vai, vai. Ah, grazie. Io ti ho chiesto qualche cosa? No. Appunto, beh, ma non vedi che okay. Dunque. Verticale, prive di ogni contenuto, vuote, saccocce, sacco, no, è lungo, tasche, mannaggia, tasche, è venuto tasche, tasche, dunque, 10 orizzontale, mangiano a 4 canasse, beati loro, beati, no, non c'entra. Vediamo verticale, 14, donna giovane, acqua e sapone, illibata, inese, questo c'entra, 10, no, 11 orizzontale, uomo molto sfortunato nella vita, vartere.